Se sei stanco di utilizzare Windows sul PC e vuoi provare Linux, hai trovato il video che fa per te. Ciao, sono Zana di Turbolab.it. Nel corso dei prossimi minuti vedremo come preparare una chiavetta USB con Ubuntu che ti consente appunto di installare Linux su qualsiasi PC. Se l'argomento ti interessa, seguimi. Prima di cominciare, vi ricordo che seguendo il link che trovate nella descrizione del video qui sotto, potete raggiungere l'articolo che abbiamo pubblicato su turbolab.it, con la procedura passo passo, i link alle risorse delle quali parleremo fra poco e tutte le informazioni aggiuntive delle quali potreste aver bisogno. Bene, come primissima cosa verifichiamo di avere a disposizione tutto l'occorrente che ci servirà per completare l'operazione. Innanzitutto ci serve un PC Windows funzionante sul quale andremo ad operare per preparare la nostra chiavetta. Ci servirà poi una connessione a banda larga senza limiti di download perché scaricheremo i giga del sistema operativo Ubuntu direttamente da internet. Come ultimo componente ci serve invece appunto una chiavetta USB. In linea di massima qualsiasi modello con una capacità di 4 GB va bene, però io ti consiglio vivamente una di quelle con la testa blu, cioè USB 3.0 oppure 3.1, semplicemente perché sono molto più veloci e ci consentiranno di completare l'operazione più rapidamente. Bene, a questo punto passiamo al sito ubuntu-it.org dal quale scaricheremo la ISO di Ubuntu. Dalla sezione download in particolare abbiamo due scelte, l'ultima versione disponibile che è preselezionata oppure quella caratterizzata dal suffisso LTS. Ora dove sta la differenza? LTS sta per Long Term Support, sostanzialmente che verrà supportata per un numero di anni maggiore. Questo è abbastanza importante perché le versioni non LTS hanno un supporto di 6 mesi, quindi ogni 6 mesi dovremo passare alla versione successiva, mentre invece con le LTS potremo continuare a ricevere tutti gli aggiornamenti. Se scegliere una o l'altra dipende semplicemente dal livello di affidabilità del quale hai bisogno. Ovvero, siccome ogni volta che passiamo da una versione di Ubuntu a quella successiva c'è comunque il rischio che si verifichi qualche problema, se stai utilizzando il PC per lavoro e hai bisogno della massima stabilità, ti consiglio di scegliere la versione LTS. In caso contrario, se stai provando Ubuntu sul tuo PC e sei disposto ogni tanto a cancellare tutto perché si è verificato qualche problema, scegli la versione più moderna. Per questo mio video io comunque ho scelto la versione più moderna. Clicchiamo quindi su avvia il download per iniziare lo scaricamento. Arrivati a questo punto, mentre la ISO di Ubuntu si sta scaricando, prendiamo la nostra chiavetta USB e colleghiamola al PC. Bene, passiamo ora al sito rufus.ie. Ci consentirà di scaricare Rufus, un'utility gratuita e open source che consente appunto di trasferire le immagini ISO dei sistemi operativi sulle chiavette USB. Scorriamo la pagina e scarichiamo la versione Rufus Portable. In questo modo scaricheremo un file .exe che possiamo lanciare direttamente senza bisogno dell'installazione. Bene, completata anche questa operazione, passiamo alla cartella nella quale abbiamo scaricato i file e lanciamo il nostro Rufus. Eccolo qua. Ci chiede l'autorizzazione per controllare gli aggiornamenti, rispondiamogli di sì. Eccolo qua, e come primo passaggio clicchiamo sul piccolo sull'icona del mondo qui in basso per selezionare l'italiano. Eccolo qua, vediamo, e tutta l'interfaccia viene tradotta in italiano. Bene, come primissimo passo dall'interfaccia di Rufus dobbiamo selezionare la chiavetta USB che desideriamo utilizzare. In questo caso questa chiavetta USB è l'unica che ho collegato al PC e quindi viene preselezionata. Passiamo poi alla sezione subito sotto e assicuriamoci che sia scritta immagine, disco o ISO. In questo modo potremo cliccare seleziona per sfogliare il disco e scegliere la ISO di Ubuntu che abbiamo appena scaricato. Per il resto passiamo ancora in più in basso dove c'è scritto schema partizione, dobbiamo selezionare se usare MBR oppure GPT. Ora, il discorso che riguarda gli schemi di partizionamento è un pochino complicato. Se vuoi tutte le informazioni ti consiglio di seguire l'approfondimento che abbiamo pubblicato su turbolab.it qualche tempo fa. In linea di massima basti dire che GPT è la versione dello schema di partizionamento più nuova e più moderna ed è quella che ti consiglio di utilizzare se il computer sul quale andrai a installare Ubuntu è uscito di fabbrica sostanzialmente già con Windows 10. Se invece utilizzavo una versione precedente, seleziona MBR. Siccome io installerò su un PC abbastanza recente, clicco appunto su GPT. Per il resto, tutte le altre impostazioni proposte di default vanno già bene così come sono, quindi clicchiamo avvia. Ci verrà poi richiesto con quale modalità scrivere la chiavetta. In linea di massima utilizziamo l'opzione impostata di default, però in caso dovessimo avere problemi al boot, ritorniamo qui e selezioniamo l'altra modalità.
Bene, a questo punto è l'ultimissimo passaggio, ci viene chiesta conferma perché l'operazione di creazione della chiavetta cancellerà tutti i file e tutte le partizioni attualmente presenti sulla chiavetta stessa. Quindi verifichiamo per bene che non ci siano dei file che vogliamo salvare su questa chiavetta e clicchiamo OK per procedere. Bene, a questo punto Rufus procederà a cancellare tutte le partizioni della chiavetta, a ricreare le nuove partizioni per l'installazione di Ubuntu e a trasferirvi tutti i file. Bene, io stavo utilizzando una chiavetta USB 3.1, quindi abbastanza veloce, e quindi l'operazione ha richiesto solo 2 minuti. Se invece stai utilizzando una chiavetta USB 2.0 potrebbe richiedere qualche minuto in più. Al termine dell'operazione procediamo a chiudere Rufus cliccando sul pulsante chiudi. A questo punto la nostra chiavetta con Ubuntu è pronta e possiamo utilizzarla per installare il sistema operativo un po' su qualsiasi PC. Se vogliamo installare Ubuntu sullo stesso PC sul quale abbiamo creato la chiavetta, lasciamola collegata al computer. Se invece vogliamo installare Ubuntu su un altro PC, spostiamo la chiavetta sull'altro PC. Ora viene la parte un pochino più noiosa. In particolare dobbiamo riavviare il PC e farlo bootare, cioè caricare o avviare dal sistema operativo presente sulla chiavetta e non dal disco interno presente nel computer. Per svolgere questa operazione ci sono vari modi. In particolare ti rimando a questo articolo che abbiamo pubblicato su turbolab.it dove vengono approfonditi. Uno dei più veloci probabilmente è quello di scegliere Start, Impostazioni, Aggiornamento e Sicurezza, Ripristino e Riavvio Avanzato. In questo modo dovrebbe essere possibile scegliere la nostra chiavetta da un menu grafico. In caso così non fosse, e mi è già capitato tante volte che questa strada non funzioni, dobbiamo un pochino impazzire a capire quale sia il tasto esatto che ci consente di scegliere il dispositivo dal quale effettuare il boot. Generalmente ti consiglio di provare con F12, F11 o F10, però ho visto anche alcuni computer che utilizzano F2 oppure F1. Si tratta di andare un pochino a tentativi. Nell'articolo che ti avevo linkato prima ci sono tutti i riferimenti ai siti dei produttori che ti spiegano esattamente come selezionare il dispositivo di boot differente. Una volta completata anche questa operazione dovremmo essere riusciti ad entrare nell'interfaccia di installazione di Ubuntu. Da qui seguiamo le installazioni a schermo e l'installazione dovrebbe essere completata. Bene, da Zana di turbolab.it è tutto. Se questo video ti è piaciuto, come al solito ti chiedo di cliccare sul pollicione mi piace qua sotto, per me è sempre molto importante, quindi grazie davvero in anticipo se potrai farlo. Se invece vuoi essere informato ogni volta che pubblico un nuovo video, non dimenticare di cliccare sul pulsante rosso iscriviti e sulla piccola campanella di fianco. Al prossimo video, ciao!